progetto di concorso per la riqualificazione e estensione di Palazzo Carcano è un progetto che trae le proprie ragioni e i propri incipit a partire dalla città stessa di Trani, cioè dalla sua forma urbis, dalla sua capacità di produrre spazio nel corso della sua storia. È una città stratificata, che ha degli spazi pubblici di grande valore, elementi che sono in continuità con gli edifici costruiti stessi. Quest'idea di sistema organico stratificato che costruisce spazi è la cosa che più di tutte ci ha colpito nell'analisi del luogo. Ecco, un progetto che lavora su questo fondale, su questa idea di contesto e lo fa cercando di portare all'interno di Palazzo Carcano quest'idea anche di continuità che la città ha, per cui Palazzo Carcano è una parte della città e vive di questa capacità di produrre spazi di qualità insiti nella città di Trani. In particolare il Museo Archeologico è un elemento che va a chiudere l'angolo e completare una mancanza nel palazzo originale e lo fa attraverso un innesto sollevato dal suolo in grande continuità con lo spazio pubblico di Piazza Re Manfredi, qualcosa che disegna poi anche un percorso ascensionale che porta in copertura Palazzo Carcano e permette ai visitatori sostanzialmente di mettere insieme una visione di figura a fondo della città, cogliendo anche elementi a distanza di grande qualità dal punto di vista del paesaggio urbano. Mi riferisco alla Cattedrale di Trani, Castello di Svevo e in generale proprio alla forza stessa della città che vive anche di questa dimensione urbana, ma anche del mare che su di essa affaccia e che ne nutre anche la vitalità. Ecco, io credo che il valore più profondo del nostro progetto sia questo, cercare di incamerare quello che è il carattere della città, lavorando con la morfologia che la città ha e che può essere tradotta all'interno di un progetto contemporaneo. Su questo abbiamo insistito e credo che sia su questo che dobbiamo continuare a portare avanti la dialettica con la città.